Una famiglia quasi perfetta è il titolo dell'ultimo libro dello scrittore e giornalista Antonio Agosta. Allora, Antonio, come nasce l'idea di pubblicare questo libro? Di che cosa parla? Qual è la tematica che affronti in questo tuo nuovo sforzo letterario? È una famiglia quasi perfetta, in quanto appunto non lo è affatto. È solo un modo di dire, un modo di scherzare. Vale a dire, è una storia che può accadere sempre e sempre accaduto, solamente che oggi e ne parlano tutti, in quanto si parla di unioni civili, la famiglia in tutte le sue sfaccettature, e buone e cattive che siano, che vengono raccontate in prima persona dallo stesso protagonista. Dunque, è il mio quinto libro, come dicevi tu, un po' si distacca dagli altri, però sto cercando di portare avanti il mio modo di scrivere, di concepire la vita, il quotidiano, eccetera. Quindi non... Dove si può trovare questo libro? E poi volevo sapere inoltre se è prevista qualche presentazione del volume. Allora, si può trovare sia online, si può comprare sia online che nelle librerie. Quindi già questo qua, così a giorni, sarà tutto nelle librerie, ci sarà sicuramente. Mi sto organizzando, infatti a giugno ne farò due, una a Roma e una a Catania praticamente. E poi più avanti vediamo se riesco a Napoli e a Milano. E se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che vuole diventare scrittore, qual è il tuo pensiero? Allora, intanto di scrivere una bella storia e di crederci sempre, perché questo è importante. I sogni non vanno mai fatti a pezzi. E soprattutto di scrivere una bella storia, e quella che sia. L'importante è che possa interessare il lettore. Può essere anche una storia locale, scritta. L'importante è che tu dai quello che c'è dentro di te e la esprimi ai tuoi lettori, ovviamente. E poi ti seguiranno sempre, che capiranno quello che sei. Questo qua per me è il quinto libro. E io ho diverse persone che tutte le volte mi chiedono: Antonio, quando sarà il prossimo? E dico sempre: sto preparando, tranquilli. E quindi appunto perché, cioè, come mi seguono, quindi sanno che il mio modo di scrivere piace evidentemente, quindi mi conoscono. E quindi mi conoscono anche attraverso i miei libri. E allora, Antonio, quale sarà il prossimo? Lo sto preparando. Work in progress, cosa vuol dire?